What a tutti ciurma e benvenuti alla Giugrina in questa nuovissima serie su The Devil in Me. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con il like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ne chiedo davvero pochissime, per voi soltanto questione di un secondo. Per cui mi raccomando spolliciate. Ebbene, dopo il disastro su The Quarry ci accingiamo ad incominciare un nuovo gioco sempre da parte della carissima Supermassive Games, anche se questo fa parte appunto della The Dark Pictures Anthology che ben conosciamo ragazzi, perché sappiamo tutti benissimo che ho già portato i primi 3 capitoli qui su YouTube, per cui questo è uscito da pochissimo, l'ho trovato in offerta su Instant Gaming, come potevo non portarlo come nuova serie horror qui sul canale. Io devo sperare vivamente che la Supermassive non abbia fatto un macello come ha fatto su The Quarry. Appartenendo questo alla Dark Pictures Anthology appunto, ho delle buone aspettative, speriamo bene, incrociamo le dita, anche se vi dirò sinceramente che appunto House of Ashes, che è stato l'ultimo che abbiamo giocato, non mi aveva fatto impazzire proprio diciamo a livello di trama, ecco, quindi speriamo che in questo caso non avremo problemi di bug, di rallentamenti, di ritardi. In ogni caso, se ci dovesse essere qualche problema ragazzi del calo dei frame, quello è un problema mio, ma per il resto spero davvero che non ci siano altri problemi tecnici legati all'ottimizzazione per PC del gioco, per cui incrociamo le dita. Andiamo quindi a cominciare appunto un'avventura da soli. Da soli si può giocare anche in cooperativa, però noi inizieremo adesso una nuova storia. Io direi ragazzi, allora qua dice addirittura la morte è certa. Allora, se hanno fatto le morti come su The Quarry, io direi ragazzi che mi dirigo direttamente sulla difficoltà agevole, dove dice che la sopravvivenza è possibile. Quindi non voglio avere altre sgradite sorpresine anche su questo gioco, quindi scelgo la difficoltà più facile. Fatemela passare ragazzi e andiamo ad iniziarlo. I tutorial si adatteranno al dispositivo di input selezionato, quindi io sto giocando ovviamente col controller. Mi chiedo cosa abbia combinato la Supermassive per fare un macello simile su The Quarry. Spero davvero che se siano impegnati un pochettino di più su questo The Devil in Me, il cui trailer tra l'altro mi aveva intrigato non poco. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Così si dice di solito ragazzi, chi semina vento raccoglie tempesta. Ogni scelta ha una conseguenza, e lo sappiamo bene. Che sempre i corvi. Alcune decisioni salvano la vita. Altre conducono alla morte. Purtroppo. Povero Franco. Mamma mia, l'hanno fatto spiaccicare da un tram. La ruota è alta 80 Scegli metri, attentamente. Cavolo, riesci a immaginarla? Beh, ci sto provando. La ruota panoramica. Chissà che panorama si vede da lassù. Quindi 1900. Io dico di andarci come prima cosa. 43, ho letto bene? Faremo tutto ciò 1893. Che voglio. Non sei ancora stanca di me dopo un intero giorno di matrimonio? Non mi stancherò mai. Novelli sposini. La considero una promessa, cara. Mi sa che ci siamo. Non siamo neanche nel 1900, quindi. Wow, non è magnifico! Come nei dei Plian. Davvero stupendo. Parliamo dell'hotel... Check-in. Che si è visto nel trailer. Check-in. Chissà se usavano sto termine all'epoca, oddio. Può anche essere. Ci siamo solo noi. Scommetto che stamattina sono tutti andati alla fiera. Ho capito, ma se è un hotel deve accogliere la gente. C'è nessuno? Yuhu! Riproviamo. Non c'è un'anima. Brutto segno. Di-di-di-di-di. Yuhu! Oh! Mm.
Beh, incoraggiante. La qualità del servizio non sembra promettere nulla di buono. Allora, usa R per scegliere. Andiamo alla fiera più tardi, siamo un po' emotivi, boh. Non voglio aspettare fino a domani. Firmiamo e andiamo alla fiera. Non andremo da nessuna parte prima del check-in. Servizio lento? Staranno sistemando i dettagli perché sia perfetto. Questa è la mia Marie, sempre incline all'ottimismo. Oddio. Vi chiedo umilmente venia. Per lo spavento e per la lunga attesa. La mia presenza era richiesta altrove. Ok. Te perdoniamo, guarda, solo per quel bellissimo paio di baffi che c'hai. Da qui in avanti prometto che non deluderò più il vostro ottimismo. Benvenuti al World's Fair Hotel. Quel sorrisetto dovrebbe essere rassicurante. Prego. Una firma. E aveva ragione Marie, bastava firmare. Prima volta a Chicago? Se dovessi indovinare, azzarderei che siete qui per l'esposizione. La fiera, sì, ma non solo. Diciamo che oggi è un giorno molto speciale per noi. Ah, luna di miele. Che bello, una meraviglia. Questo tizio è strano. A parte che... Forse mia moglie, la signora Whitman, gradirebbe firmare. Infatti, firmate, che cavolo state aspettando? Sì, oggi è il primo giorno della nostra luna di miele. Ok, R2 per raccogliere gli oggetti. Congratulazioni. Beh, in tal caso è d'obbligo un servizio migliore. Vi sistemerò nella suite. Addirittura. Oh, beh... quanto ci verrebbe a costare? Facci piano, figliolo. Stia tranquillo. Stessa tariffa di quella standard. L'extra lo offre la casa. Voi due siete i nostri primi sposini. Che gentile. Grazie, signor... Holmes. Harry Howard Holmes. Allora, questo tizio è l'albergo strano, è ragazzi. Delizioso, signor Holmes. Beh, vi ringrazio. L'ho progettato e costruito quasi tutto da solo. Allora è lui. Siete un architetto, dunque? Architetto? Progettista, muratore, medico, oddio, è lui. Artista. Diciamo che coltivo svariati interessi. Oh. Notevole. Prego, date un'occhiata. È lui, ragazzi. Abbiamo vari articoli al bancone della farmacia. Porto i bagagli nella vostra stanza per verificare che sia tutto in ordine. Lasciate una nota se volete acquistare qualcosa. Andrà sul conto della camera. Ok. Allora, a parte il fatto che stare con un cappello... Grazie, signor Holmes. Davvero cortese. Il piacere è tutto mio. Cioè, a parte la signora che, voglio dire, sono appena entrati da fuori, ma lui stare all'interno con un cappello non era molto di educazione, io credo, ragazzi. Di solito il cappello se lo toglievano quando stavano in un posto, credo. Quindi è comunque strano. Ma il tizio è... interessante e inquietante allo stesso tempo. E quindi è lui l'ideatore dell'hotel. Ok. Dunque, cosa mi sono dimenticata? Cosa ci siamo dimenticati? Cosa abbiamo qui? Non possiamo vedere altro, solo ste due robe? Tieni premuto per raccogliere. Ok, cos'è questo? Dalla farmacia? Cos'è? No vabbè, non ci è dato vederlo. Che cosa ho preso? La moralità si aggiorna quando la storia prende svolte decisive. Non so cosa ho preso. Oh, mi perdoni, signora. Prego. L'avverto, mio marito non apprezza gli uomini troppo arditi. Sembra un individuo a posto. E come va il matrimonio? Direi divinamente. Che spiritosetti. Proviamo a salire. La stanza sarà pronta. Il tizio è appena salito. Hai trovato nulla di interessante tra i gioielli? Niente di grazioso? Sei curiosa, vero? Vabbè, vi siete appena messi l'anello di matrimonio. Aspetta un attimo per altri anelli, no? Ma ha firmato solo lei, o sbaglio? Lui non ha firmato. Ho messo persa qualcosa. La suite. Cosa ci sarà qui? Meglio non ficcanasare, cara, se c'è scritto inizio privato. Inizio a pensare di aver sposato un'avventuriera. Ruote panoramiche, stanze proibite,
Siamo forse in cerca di brividi? Forse. Ma perché entrano? Se c'è scritto privato, solo una stanza perché? Incompleta. Visto che succede quando cerchi il rischio? Se è una scusa per sottrarsi alla ruota... Lo so, non rinunceresti mai. Aspetta. Che cos'è? Non guardare che è meglio. Perché? Già sono entrato non in una... Muoverti. Ok, un tutorial, suppongo, ragazzi. Dice non muoverti. Premi A in accordo al battito. Può cambiare in Y durante le fasi di calma. Ok, questo è uguale a... agli altri. Per cui facciamo attenzione. Non sbagliamo. Anche perché sono dovuti andare a ficcare il naso dove non dovevano. Se c'è scritto privato, che cacchio è entrato a fare? Oddio, è entrato. Oh, cazzo. Giustamente ha visto la porta aperta. Ancora. Oh, Dio de Gesù. La gente deve fare le cose a random. A cazzo di cane proprio. Ok, era la lascia aperta. Un rischio davvero eccitante. Sarà eccitante anche dormire sotto un ponte se ci sbattono fuori da qui. Andiamo. Sì, però passa un attimo i toni, su, su. Vabbè, oddio, lui ha fatto bene, ma è stato lui poi tra l'altro ad aprire la porta, dai, diciamola, Quindi tutti e due ficcanaso. La curiosità, troppa curiosità, ragazzi, non porta mai a niente di buono. Diciamocela tutta. Benvenuti nella nostra suite luna di miele. Wow. Grazie davvero, signor Holmes. Prego, godetevi il soggiorno. Con permesso, ho del lavoro che mi attende. Non vorrei Sono dire... sicuro che ci rivedremo molto presto. Ma usano gli stessi attori nella nei vari episodi? Perché se non sbaglio, questo che fa il signor Holmes era lo stesso con gli occhiali di Little Hope. Se non sbaglio, sembra quasi la stanza di un re. Wow. O di una regina. Oh, caro. No, ma non c'è questo. Ecco. Non sei per nulla cortese. Ehi! Oh. Centro! Ha! Te la sei cercata. Oddio. Toh. Dritto in faccia. Dovrei preoccuparmi? Se sei furbo. Ma che cazzo? Ok. Oh! Ok, questo è per i quick time event. E faccia pure questo direttamente. Pietà, pietà! Ok, hai vinto. Niente di rotto? Solo l'orgoglio. Se offrissi di fare pace? Ho il sospetto che tu stia tramando qualcosa. Niente affatto. Ho un regalo per te. Ah sì? Che regalo? Chiudi gli occhi e vai allo specchio. Come sei astuto e romantico. Se mi arriva un cuscino in faccia, ti tiro un ceffone sul muso. Ecco. Gliel'ha detto. C'è forse qualche problema? No. Aspetta un attimo. Apri gli occhi. Rilevamento bussola cosa? Ah, abbiamo comprato quindi acqua di rose e va bene. Jeff ha donato a Maria la corona acquistata al banco della gioielleria. Ok, quindi gliel'aveva preso. Oh, Jeff, è davvero stupenda. La adoro. Bene. La vittoria è mia. Ora ti concedo quel bagno. Non mi di... Oddio. Oh, cavolo. C'ho un occhio su tutta la camera. Che roba. Beh, ho capito, se non si apre, non si apre. Bella, è inutile che continui a insistere. È bloccata. Possiamo provare a spingere? Prima dello scadere del tempo, ok. Ce la faremo? Sì. Mazza, apriti, che aveva fatto sta porta che era bloccata. Grazie.
Perché non ti radi mentre entro nella vasca? Poi potremmo fare un piccolo rendezvous. So cosa vuol dire. È un gioco erotico francese, vero? Basta, raditi. Ho il timore di essermi dimenticato il rasoio. La farmacia di sotto ne avrà. Non metterci troppo nella vasca. Tranquillo. Vabbè, la verità è che lui non c'ha voglia di radersi. Di solito gli uomini sono un po' pigri da sto punto di vista. Poi dipende, ci stanno quelli che sono fissati, eh. Sistemati nell'hotel, trova il necessario per raderti. Quindi immagino che dovremo tornare di sotto, suppongo. Sì, ha detto la farmacia di sotto ne avrà, quindi dovremo scendere, immagino. Allora, questo posto... allora, no, io non... Sinceramente non so se voglio rientrare qua. Adesso, ragazzi, meglio dopo... di no. Appunto, dopo aver giocato a The Quarry, penso che avrò il terrore di fare qualsiasi cosa in questo gioco. Anche se, vi ripeto, spero che non siano state fatte le scelte a cazzo de cane. Come in quel gioco. Sì, ma dov'è la scala? Scusate. Avrei giurato fossimo passati da qui. Non mi di che cambia pure dentro l'hotel. Cambiano le scale, le stanze. Cosa? What? Che cazzo? Oddio, cazzo! Oddio! Oh mio Dio! Marie! Oh mio Dio, regà! Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio! Come me la so evitata? Questa poteva essere una prima svista. Poteva essere una prima svista. Allora, quando ha preso lo schermo, i personaggi possono equipaggiare gli oggetti nell'inventario. Quindi premi su per equipaggiare quell'oggetto. Ok, quindi questa è una cosa che, per esempio, negli altri capitoli non c'era. E ovviamente acqua di rose per farsi un bel bagno. Lei adesso è tranquillissima, ovviamente, mentre suo marito è quasi morto. Infilzato. Che scomodità, regà, togliersi quei vestiti. Anche perché si vestivano proprio a strati, soprattutto le donne. Okay. Ok. Sta per succedere qualcosa di brutto? Un brutto presentimento. Oddio, che ansia. Raga, mi sta cominciando a venire l'ansia già, dopo sta cosa che abbiamo appena visto. Sei tu, caro? Oddio, oddio. Jeff? Non credo che sia Jeff. Oh, vuoi forse fare un altro gioco? Oddio, raga. Indaga, io direi di indagare, perché non penso sia lui. Ok, avrà delle conseguenze, okay, sta cosa. Ok, c'è un ladruncolo. Oddio, rilevamento. Oddio. Può essere un problema. Può essere un problema sta cosa. Aiuto. Perché ti non ho è Jeff? Flagrante, signor. È lui. Salve, che ci fate voi qui? Jeff! Io dubito davvero che possa sentirvi. Ma non ho ancora finito. Non ribellatevi. Oddio, regalo. Risparmiatevi inutili sofferenze. State solo rimandando l'inevitabile. Ma scusate, allora io non penso che questa cosa fosse evitabile, perché se lei comunque si fosse rilassata in vasca, lui era lì comunque. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Oh Gesù, regà, oh Gesù. L'ha colpito, che ha fatto? Oddio, ancora via, sì, sì. Cosa? Eh? Cosa avete fatto? Calmatevi, vi prego. Vostra moglie ha avuto un incidente. No, regà, terribile. Problemi, signore? È terribile, terribile sta cosa. Oh, che c'è adesso? Jeff è fuggito da Holmes abbandonando Marie. Vabbè, ormai... Cioè, potenzialmente cosa poteva fare entrando in stanza? Nulla. Oddio. Oddio. Ma che cazzo è? Dov'è la stanza? Ma che minchia succede?
What the fuck? Ma ormai sta poveretta, ragazzi. Non credo che abbia più tanto da fare. Poraccia, dai. E l'altro che sta... Oddio, raga, dai. Marie! State perdendo l'ultima occasione di ribadirgli il vostro amore. Marie! Marie! No! Oddio, niente, lei è... cioè lei e lui è andata così, ma non so se poteva essere diversamente, eh? Oddio, regà, terribile. Porca miseriaccia, terribile. Un posto per ogni cosa. Ogni cosa al suo posto. Wow, niente male. Oh, ma che meraviglia. Oddio, solo il meglio persone. Per te. Mamma impazzirebbe letteralmente. Sentite, buon uomo, lavorate qui? Salve. Benvenuti al World's Fair Hotel. Così è inizio quest'ultimo capitolo. Sì, ci si rivede. Salve, caro il mio curatore. Oh, sei qui. Stavi aspettando da molto? No. È sempre un piacere rivedere un volto familiare. Ovviamente sei qui per una nuova storia. Eh sì. È così bello avere compagnia. Per molto tempo sono stato solo. Non ricordo molte cose di quando non ero qui a custodire questi racconti.
E che senso ha una storia se non c'è nessuno che la ascolta? Questa è una storia che parla di creativi e di quanto siano disposti a sacrificare per l'arte pura. L'arte produce le reazioni più diverse. Delizia, incanto e trasporto. Sì, ma anche dubbio, paura, terrore. Le tue reazioni e le conseguenti scelte influiranno sulla storia. Nascoste negli scenari, troverai oscure illustrazioni. Esse mostrano tutte le possibili conseguenze delle tue scelte. Ok. E a volte, a risultare decisive sono le decisioni all'apparenza insignificanti. Mm-hmm. Ne so qualcosa. Quello che accade dipende solo da te. Ne sei responsabile. Io non posso interferire, perché contravverrei alle regole. Posso solo assistere agli eventi, registrando tutti gli snodi più cruciali. Oh! Li avevi mai visti? Sono antichi. La gente li chiamava oboli. Li deponeva nella bocca dei defunti per pagare il traghettatore. Prova a cercarli. Si nascondono nei posti più impensabili. Okay. Vorrei che mi portassi tutti quelli che trovi. I tuoi sforzi saranno ben ripagati. Bene, cominciamo? Fate il vostro gioco. Io osserverò. Ok, quindi ci sono gli oboli da collezionare e le illustrazioni, mi sembra che abbia detto, che servono appunto a... Mi chiamo Kate Wilder e sono laureata in psicologia criminale. Salve. Sono una giornalista investigativa e credo nel mio lavoro. Di recente è andata in onda una mia intervista a Chicago AM. E... è dura quando tutti ti danno della stronza perché dici la verità. Ma no, certo ho i miei difetti, come tutti. E ci sto lavorando su... Ehi, sono Mark, ho studiato fotografia all'UCLA... Mi piaceva molto. Vorrei tornare tanto a dedicarmi sul serio alle foto. Ok. Come dire, è un lavoro. Ci stanno presentando i personaggi, insomma. Sono un macchinista e addetto a luci da anni. Guardi le luci, le aggiusti. Non è facile trovare persone così e poi non so che dire. Sono stanca di essere sola. Scusi, devo iniziare dalle qualifiche o tipo dalla vita privata? Perché io, cioè, questo lo vedrà qualcuno. Non mi piace molto apparire. Sì, Charlie Lonit, inglese di nascita. Vivo qui da 20 anni. L'ultima serie procedeva senza intoppi. Era davvero un progetto ben confezionato e... purtroppo non ha... ottenuto il successo sperato. È stato un disastro, a dire il vero. Abbiamo sentito abbastanza. Abbastanza? Oh, è solo l'inizio, vostro onore. Temo non abbiate compreso. Io sono nato con il diavolo in me. Non posso oppormi alla mia natura di assassino. Come un poeta non posso opprimere l'afflato lirico. Seppellitemi, vostro onore. Assicuratevi di riempire la mia cassa di cemento e seppellitemi più a fondo di chiunque altro e versate altro cemento sulla terra perché, credetemi, la semplice morte non potrà fermare la mia mattanza. Il 7 maggio 1896. Quindi è stato beccato. Madgett, anche noto come Harry H. Holmes, fu messo alla forca. Quindi è stato ucciso. Il suo collo non si spezzò per l'impiccagione. Le cronache riportano che trascorsero 15 lunghi minuti in cui il mostro rimase a soffocare prima di spirare. 15 minuti sono tanti, eh? Il primo serial killer americano confessò 27 omicidi. Ma quando gli inquirenti analizzarono a fondo le sue tracce, ricostruendo i suoi spostamenti, la cifra aumentò sensibilmente. Quasi 200 vittime. Porca loca! Fu il primo serial killer americano e forse il peggiore. Pinchia. Fu sepolto, come richiese, nel cemento.
Sperava di sfuggire al giudizio divino? O voleva davvero impedire al diavolo di riemergere e uccidere di nuovo? Allora, pareri? Ok, quindi creano tutti quanti sta roba qua. È tipo un documentario, cos'è? Onestamente, Charlie, mi pare una montagna... Un secondo. Ok, quindi quello era un attore. Lonnie Entertainment. Non era lo stesso attore. Sono io. Mi chiami Charlie. Io sono Grantham Dumet. Posso aiutarla, signor Dumet? In realtà io posso aiutare lei. Le spiego. Cosa ci spiega? La ringrazio molto, signor Dumet. Sembra davvero fantastico, ma... Ecco... Vorrei capire dov'è la fregatura, senza offesa. Ma si figuri. Sono una persona fortunata. Non mi serve molto. Ma il mio tempo è alquanto prezioso. Dobbiamo farlo oggi stesso. Manderò un'auto questo pomeriggio alle 16, puntuali. Questo pomeriggio? Sarebbero 2 giorni di riprese. Ho dato il weekend libero alla troupe e mi crede... Hanno un brutto carattere. Senza di loro questa conversazione non ha senso. Noi... Le ho detto come stanno le cose. Non fatemi perdere tempo. Mando l'auto o no? Sì. Ok, certo. Deve essere un progetto alquanto interessante. Saremo lì, promesso. Ottimo. Ok, rilevamento bussola. Charlie ha ricevuto una chiamata da Grantham Dumet e ha accettato l'invito a visitare la sua riproduzione. Si parla di riproduzione del Castello della Morte di H.H. Holmes. Ok. Può essere molto interessante la cosa. La manda il signor Dumet? Noi... Bene. Già. Carichiamo i bagagli. Lascia. A posto. Spiace. Ecco. Sicura? Certo. Questa è la luce LED che vi fa brillare. Possiamo lasciarla... Va bene, va bene. Sarà grandioso, gente. Ok. Avventura. Mistero. No? Si va in gita? Evviva! Wow! Urrà! Sarà fantastico. Sicuramente. Magari è un maniaco che vuole... Dove stiamo andando? Imitare le gesta, tra virgolette, di Holmes. Sapete cosa mi ricorda? Non dirlo. Topeka. Esatto. Da sola, senza un soldo in tasca, un telefono morto e dispersa nella maledetta Topeka. Non per colpa mia. Certo che era colpa tua, perché tu non lavori, improvvisi. Allora, dai, Charlie, che sappiamo del tizio? È ricco, un eremita, ossessionato da H.H. Holmes. Ah, proprio ossessionato. Un tipo equilibrato. Allora, detto, andremo in una tenuta per che è ereditato il suo da un parente. Ah. Quello era ossessionato da Holmes. Ah. Alcune stanze sono molto fedeli al Castello della Morte. Dumet ha planimetrie, documenti, oggetti. Ho detto che avrebbe salvato lo show e non stavo esagerando. E hai fatto delle verifiche? Voi fidatevi di me. Certo. Perdonate la segretezza. Adesso, prima di procedere, devo chiedervi di mettere via i telefoni, per favore. Vi sembrerà contraddittorio, dato che vi ho invitati a filmare la mia collezione. Non posso mettere dispositivi in grado di diffondere informazioni previsto, che le darebbero i miei interessi o vita privata. Ci sono delle regole. Qualunque immagine potrà essere utilizzata solo se approvata da me. Esigo la massima riservatezza. Devo insistere. Casa sua, regole sue. Il registratore, tra l'altro. Ne vale la pena per cosa offre. Non ci ha neanche chiesto soldi. Se gli basta questo, accontentiamolo. Va bene. Per lo show. Credetemi, sarà un successo. L'hai detto anche a Topeka. Bene, ma non benissimo. E preannuncia essere una cosa brutta, ragazzi, ovviamente. Vabbè, ma dal trailer si evince cosa succederà. Insomma, farà rivivere loro gli stessi incubi, forse peggio. Ma che vivevano le persone ricco, nel castello domestici? Del terrore. Non ci aiuta.
Perché dovrebbe? No, niente. Faccio io. Grazie, bello. Non disturbarti. Cafone. Ok. Ok. E adesso? Vorrei girare qualcosa del lago e del terreno intorno. Difficile con tutta questa nebbia. Là, dall'alto c'è una buona visuale. Oh, di sicuro è in alto. La vista sarà magnifica. Possiamo riprendere da sopra la nebbia. Sicuramente. Charlie, ti esploderà un polmone prima di metà strada. Sono in forma smagliante. Mark, è una follia. Si può fare. Andiamo, Charlie. Attenti, ragazzi. È stato bello? Andiamo. Ok, vanno solo... E segue qualche ripresa dalla sommità del faro. Bene. Allora, qua sembrerebbe... Avvicinati a parete accanto agli scalini crollati e premi A. Ok, quindi A per interagire. Perfetto, ci sono sempre i pallini luminosi. Dai che te sollevo io, poi mi aiuti te. Bene. Che dire, ragazzi, fino ad ora la intro perlomeno è stata fatta bene, cioè è stato presentato bene, ragazzi, il personaggio. Muovetevi. Ci siamo. Quindi tieni premuto L1 per correre, perfetto, quindi possiamo anche correre. I corvi sempre, perché i corvi? Quindi A per scalare o scavalcare, quindi questo, ragazzi, ci dà più mobilità, insomma più libertà di movimento. Cristo, che rumore. Fatto apposta per sentirsi da lontano. Sì, l'ambiente, beh, questo lo so anch'io, ma... E questa cosa è interessante. Oh, tanti saluti al piano A. Troveremo piano... un'altra strada. Niente da fare, quindi non possiamo passare da qua. Priorità all'arte, eh? Attenzione, rischio non di erosione. Non sembra pericoloso. L'avviso sulla scogliera che frana in mare. Preferisco credergli e non morire. No. Mi sembra il classico messaggio messo qui dagli avvocati. Non mi preoccuperei. No, io non ci andrei. Non sono d'accordo. Quindi possiamo saltare giù e accedere a nuove aree. Ok. Questo dà molta più libertà, ragazzi, eh? Ehi, Mark, volevo solo dirti... Grazie per il supporto. Chia come agile, Charlie. Cosa? Per queste riprese? No, di tutto il viaggio. Sai, con alcuni della troupe è difficile... lavorare. Jamie e Kate non avrebbero accettato se tu non fossi venuto. Ho pensato che per un episodio così incasinato servisse tutto l'aiuto possibile. Beh, okay. Sì. Comunque facciamo probabile. Attenzione, ragazzi, perché dobbiamo in ogni caso trovare almeno un paio di cose, insomma, qua in giro, sia quella, insomma, quella sorta di monete che le cose che ci avvisano su possibili futuri, diciamo così. Cosa dice la targa? Ci metterò un po' a imparare i nomi, eh. Memoria delle Chissà vittime che tempesta. Della grande tempesta del 1 maggio 1907, che causò la morte, ammazza, 187 persone tra equipaggio passeggeri del piroscafo SS Cassiopea, naufragato sulle rocce ai piedi di questa scogliera. Mamma mia, che mattanza terribile. Allora, vabbè, il regista, il più anzianotto, diciamo così, è Charlie. E gli altri adesso mi devo un attimo ricordare. Quindi possiamo anche saltare. Hopla. Quanta agilità, ragazzi. Cioè, questi si stanno arrampicando fin sulla cima del mondo per andare su sto faro. Opla. Anche qua, ecco, ci dobbiamo già infilare. Ok, questo simbolo ovviamente ci fa capire che da qui in poi non si può tornare indietro, magari per trovare altre robe. Comunque non mi sembra di aver trovato nulla qua sotto, ragazzi, quindi andiamo. Si può passare qui dal lato. Attenzione a non graffiarvi o tagliarvi. Quindi possiamo attivare o disattivare la fonte di luce con su. L'ho attivata? Davvero? Ammazza, utilissima. Usa R per puntarla. Perfetto. Ok. Ma perché dobbiamo passare da qui? Finito qui, vorrei staccare 2 settimane e tornare dai miei. In realtà mi servi. Mi piace il tuo occhio in post-produzione. Capito. Sono parecchio preso al momento, Charlie. Ah, beh, ci mancherebbe, certo. Prenditele pure. Rilassati. Gli dovrei dare un po' di tempo. Finisco io l'episodio. Per respirarsi, poveracci. Sarebbe bene, insomma, anche te. Stacca un po'.
Non hai una famiglia da tormentare? Oh, beh. Non c'è nessuna signora Lonnit sepolta in qualche armadio? Sposato al lavoro? Sposato al lavoro? E come procede il matrimonio? Male. Beh, rispetto alla media delle coppie vere, direi molto bene. Sposato al lavoro. Oh, che bella pure sta cosa, ragazzi, eh? Tutte ste stimoli di interagire e di agire con i personaggi non c'erano negli altri episodi, e questa cosa mi garba molto, lo rende un po' più interessante, diciamo così. Quindi dobbiamo passare qua in mezzo, quindi comunque sempre A per interagire, per saltare, per arrampicarsi, per accucciarsi, per passare in mezzo alle strettoie. Di nuovo i corpi. Che è questa roba? Manichino, sta al fresco. Forse viene da qualche vecchio museo, chi lo sa? Sì, è probabile. Mannaggia la miseria, stavolta sì veramente che mi ha colto di sorpresa, non me l'aspettavo. Porco due, regà. Mi sono cacata sotto. Comunque dicevo, la intro è stata molto interessante, ma anche quella di The Quarry era stata molto interessante, quindi non vorrei coltivare false speranze, ma fino ad ora perlomeno non ci sono stati dialoghi demenziali messi totalmente a buffo, cosa che in The Quarry era presente sin dall'inizio, tra l'altro. Vieni? Sì, stavo guardando la luce sulla nebbia. E cosa c'entra con lo show? Mi ha solo colpito, arrivo. L'occhio del fotografo. Che dire, è una cosa più forte di me. Vediamo. Ci sono parecchi intrecci tra la parte creativa e quella commerciale. Ne sei sicuro? Allora, là possiamo passare. Perché l'intreccio con Kate non mi sembra. Abbiamo molto detto di non parlarne nel weekend. Voglio solo che resti concentrato. Ma volevo vedere. Allora, il faro è di là, quindi non conta di qua, ma voglio vedere se si può trovare qualcosa da questa parte comunque. Allora, questa è chiusa, quindi non possiamo farci assolutamente niente. Qua dietro c'è altro. Possiamo entrare da qua? Sì, forse sì. Possiamo entrare da questa finestra. Ok, accendiamo il caro accendino. Grazie. Vediamo cosa abbiamo qui, ragazzi. Ok. Sembra inutilizzato da secoli. Perché la sirena suona ancora? Perché la nebbia non è andata in pensione. Ora è automatica. Ok, anni 2000, è dell'anno 2000 questo foglio. Vacanza. Sono firme. Però risalgono appunto a tanto tempo prima. Se questo è ambientato ai giorni nostri di regola, comunque sono almeno 20 anni, ragazzi, non è poco. Leggi per leggere, prego. Cosa c'è da leggere? Coraggio ragazzi, questa dovrebbe essere l'ultima settimana. Il collaudo della sirena di ieri sera è andato bene. Il sistema di automazione sembra funzionare. Ripeteremo oggi un'ultima prova. Dopodiché potremo impacchettare il kit. Alcuni di voi mi hanno segnalato di nuovo la presenza di un senza tetto. Intensificheremo le misure di sorveglianza e svolgeremo gli ultimi controlli tra oggi e domani, giusto per essere sicuri che nessuno si faccia del male. A parte questo, il progetto non ha avuto intoppi e lavorando sodo potremo andarcene da qui entro la fine della settimana. TS. Chi è TS? Comunque, si parla di lavori. Posso aprire da qua? No, rimane comunque chiusa. Ok, vedete ragazzi, quando parlavo di lato esplorativo comunque, cosa che in The Quarry non c'era, nel senso trovare anche altri elementi, oltre a veramente pochissime cose. Quindi è stato bello, per esempio, qua poter entrare qui, così a buffo, diciamo. Comunque, fino ad ora non ho trovato né monete né altra roba. Però, se continuo a guardarmi intorno, probabilmente troverò qualcosa. Qui, per esempio, cosa abbiamo? Una roba tutta sporca. Chiude l'azienda ittica. Bei tempi quelli. Ok. Allora, qua c'è una catena, quindi comunque non dovremo entrare da qua, ma analizziamola lo stesso. Dovremo passare da quella... da quello spazio, ragazzi. È chiuso. Eh sì. Dai. Cerchiamo altrove. Basterà sicuro passare di qua, no. Dai. Ottimista. E lui ovviamente pensando positivo
troverà un altro ingresso da questa parte. Ta 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 ta. Ecco fatto. Vedi? Vediamo un po'. Di qua c'è qualcosa. Perché guardi di qua? Niente. Passiamo qua sotto. Quindi premia per strisciare. Addirittura. Quindi non solo accucciarsi, anche strisciare, ragazzi. Tutte cose che, ripeto, assolutamente non erano possibili negli altri episodi di questa anthology. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, Charlie. Possiamo sollevarci e vedere cosa abbiamo qua intorno. Cos'altro abbiamo? No, niente, però possiamo entrare da qui. Infatti da qui si continua. E... Boom, bitch! Harry! Ho espugnato la fortezza! Anche se non siamo ancora dentro, in effetti. Comunque, io non ho la minima idea di quando ci sono altri corvi. Autosalvataggi, ragazzi. Forse fra una cazzina e l'altra. Cosa abbiamo? Sembra qui? Antica. Oh, quando quello di sotto ha preso lo schermo, i personaggi possono equipaggiare oggetti in inventario. Quindi cosa abbiamo da equipaggiare? Charlie può usare il suo ferma cravatta per forzare le serrature. Forse ogni personaggio c'ha una piccola abilità speciale. Eccolo. Che cos'è? Una vecchia moneta. Abbiamo trovato un obolo. Usa gli oboli per sbloccare i diorami. Soldino per me. Ne abbiamo uno. Tac. Ok. Bene, bene, bene. Mi piace. Ehi. Mi piace. Mi spiace essere un po' duro ogni tanto, ma non potrei girare lo show senza di te. No, non è vero. Io reggerò il volante. Volante? Della Lonnit Entertainment. Ma sei tu a tenere acceso il motore. Le auto non funzionano così. Gesù, una volta che faccio un complimento. Ho capito, Charlie. Grazie. Questa è ovviamente chiusa ed è già chiaro quello che dobbiamo fare, ragazzi. Perché di qua c'è questo cassonetto, chiamiamolo cassonetto. Possono essere spinti o tirati verso quella finestra. Ok, quindi usa X per spostare. Usa X in che modo? Ah, forse semplicemente da qui, dalla... Ok, perfetto. Quindi, e lo spostiamo. Ecco fatto, guarda, tac. Perfetto, adesso sì che possiamo entrare, eh? Ok. Che sarà mai un'effrazione? Com'è che non sei in prigione? Detto niente. Se può accendere la luce, però c'è questo pannello, questo contatore. Allora, ragazzi, io credo che sta succedendo. Che è questa roba? Avvicinati al nascondiglio e tieni premuto. Allora, ragazzi, dovrebbe avermi appena salvato la partita. Allora, riprenderemo quindi direttamente da qui la prossima volta. Che dire? È il primo episodio, abbiamo visto la intro, abbiamo giocato poco, anche The Quarry, ragazzi, all'inizio sembrava una figata assurda. Però, secondo me, qui le premesse sono un pochettino diverse. Sembra promettere bene. Non ci mettere la mano sul fuoco, anche dal trailer, ragazzi, sembrava una figata assurda. Quello che io avevo detto nella reaction è che, appunto, sembrava promettere tanto e sembrava essere forse addirittura il più interessante di tutti e quattro i capitoli di questa Dark Pictures Anthology. Quindi io incrocio le dita, spero davvero di tutto cuore che questo gioco, che questo capitolo non deluderà le mie aspettative. Ovviamente aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!